Disputandum, il contenitore del confronto di Senza Barcode. Economia, ambiente, società e politica. Qui trovi anche una finestra aperta su Roma e Regione, con Open Campidoglio e Open Lazio. Conduce Sheila Bobba. Bentornati a Disputandum, bentornati alla web radio Senza Barcode. Siamo in versione estiva, quindi non abbiamo tutto il nostro palinsesto completo, ma ci sono delle chicche. E una di queste perle è al telefono con me oggi e sarà con noi in due eventi veramente straordinari che vi andremo a presentare per il mese di agosto. Lei è Gipsy Fiorucci. Ciao Gipsy! Ciao carissima, buonasera, è veramente un piacere grandissimo essere qua, tua ospite, e ne sono veramente felice, grazie per l'invito. Finalmente anche tu nella web radio Senza Barcode a raccontarci la tua musica, il tuo lavoro, una cantautrice umbra, tono graffiante, sembra quasi di sentire le unghie sulla pelle, dark rock, ma anche tanto tanto dolce. Io mi sono innamorata pazzamente dell'Anima Grida, che è il tuo ultimo singolo, ma facciamo un piccolo salto indietro e raccontaci chi è Gipsy Fiorucci. Ma guarda, Gipsy Fiorucci è una cantautrice, sicuramente è una sognatrice che però ha sempre lavorato duro per raggiungere, cioè per gli obiettivi, per i sogni, per appunto per lavorare a tanti progetti, alla mia musica, e quindi diciamo che sognatrice, ma anche che lavora duro proprio nel concreto, nella vita di tutti i giorni, no? Per appunto perché si combatte per i propri sogni. Io sono dell'idea che che va lavorato duro, ci vuole costanza, determinazione, studio e ci vogliono una serie di azioni che si fanno negli anni e la perseveranza e la costanza sicuramente poi ripagano. E quindi anche se si è dei sognatori, bisogna comunque lavorare anche nel concreto, ecco, questo qui il senso, diciamo, in qualche modo. Io non mi sono mai risparmiata in questi anni, comunque ho preso la mia macchina, sono andata dove dovevo andare, sono stata veramente una gitana della musica, infatti il mio nome d'arte è Gitana, Gipsy, che significa appunto gitana, nasce proprio dal fatto che spesso mi sono sentita una gitana della musica, perché sono stata proprio, sono passata da un luogo all'altro, da una città all'altra, per fare concorsi, per fare festival, per fare concerti, quindi ho veramente girato tanto e quindi mi sono sentita una gitana della musica. In qualche modo ho fatto tantissimi festival, Festival di San Vezzan, La Bella e la Voce, ho fatto anche il Cantagiro, Una Voce per l'Europa e l'ultimo in ordine cronologico tra i più importanti sicuramente il Festival di Sanremo Rock al Teatro Ariston, dove sono stata nel 2020, a settembre 2020, ed è stata un'emozione grandissima perché calcare il palco dell'Ariston è un'emozione incredibile. Guarda, Gipsy, tu hai già dato almeno 4-5 spunti per le prossime interviste, perché veramente credo che abbiamo da parlare tantissimo, ma non Ci sono posso, tante cose sì da dire, sì, assolutamente. ora non posso veramente lasciar passare questo gitana della musica. Come tu sai, oltre ad essere il Io sono una gitana direttore, rock, io mi definisco una gitana rock, tu se proprio sai che io, oltre ad vogliamo. essere il direttore di Senza Barcode della web radio, sono un promotore letterario e nel mio lavoro ho incontrato una bravissima scrittrice che è Chiara Ma lo Domeniconi. so perché tu sei strepitosa, veramente, No, ma lo so strepitosa è benissimo. Chiara, che Chiara è anche lei un'altra gitana, possiamo dire una gitana della letteratura, e io sono Ah, che bello! Allora così felicissima. almeno facciamo incontrare una gitana della letteratura con una gitana rock della musica e Esatto, siamo vedi che veramente mi anticipi un connubio perché fortissimo. volevo raccontare di questo evento che abbiamo il 14 di Sì, agosto in una domenica, location assolutamente. meravigliosa perché siamo al Salotto Tevere, quindi nel cuore Ma che dell'estate bello, io romana, non vedo l'ora, uno guarda. degli appuntamenti letterari più importanti che abbiamo, e con noi ci sarà un'altra splendida donna. Tu ancora non l'hai conosciuta, ma vedrai che ti sentirai
arricchita quando il 14. splendida attrice, mi sembra di ricordare Patrizia Schiavo, se non erro. Bravissima, hai studiato, brava Gizi. Patrizia Assolutamente, Schiavo è una donna attrice, maestra. strepitosa, è un'attrice, è una Maestra di arte regista e teatro anche e ha insegnante un di curriculum teatro. incredibile. Esatto. E lei leggerà alcuni passaggi de Diversamente amabile e di Come un chiodo nella carne, editi d'argento dorato, scritti appunto da I due Chiara bellissimi Domeniconi. libri scritti dalla meravigliosa Chiara, io non vedo l'ora perché veramente è un evento strepitoso, sono onorata di poterne fare parte e onorata che la mia musica in qualche modo possa dare un contributo a tutta l'atmosfera Ma la tua bellissima che si musica crea non appunto con sarà queste una opere cornice, letterarie. come dicevo, la tua musica non sarà una cornice, ma sarà una delle gemme preziose, perché sì, canterai finalmente l'anima grida, ti vedrò dal vivo, ma abbiamo già preparato una scaletta con tre bellissimi tuoi successi. Ce li puoi raccontare? Sì, assolutamente. Allora, Serial Lover, che è praticamente il primo singolo, il primo videoclip e anche il primo singolo uscito, estratto sempre dall'album Protagonista del Finale, che si trova in tutti gli store digitali, ed è un brano sicuramente pop rock, quindi dalla vena graffiante, dal sound graffiante, accompagnato da un videoclip su YouTube molto molto stile gotico, quindi c'è un video molto particolare che accompagna questo brano, ed è un brano che ironizza sul fatto anche che qualche volta noi sulla vita tendiamo nella nostra vita a voler tenere tutto sotto controllo e ad illuderci che tutto possa essere tenuto sempre sotto controllo, che abbiamo sotto controllo la situazione e tutte le nostre cose, ma in realtà è un'illusione perché poi non si può tenere tutto sotto controllo nella vita improvvisamente e ci accorgiamo che non possiamo assolutamente avere sempre tutto sotto controllo come invece spesso vorremmo fare. Quindi ecco un po' questo è il significato del Certo. brano, diciamo. Poi c'è un altro brano molto importante che è appunto il brano finalista di Sanremo Rock 2020, che è Attimi per Attimi, un brano scritto da me insieme al cantautore Manuel Auteri. Ed è un brano importante perché parla proprio di una storia d'amore incredibile, ma non la classica storia d'amore con un ragazzo, con una ragazza, con no, il solito amore di coppia, diciamo, ma proprio l'amore con noi stessi. È proprio una canzone che mette in risalto l'importanza di riscoprire la nostra parte più fanciullesca, il nostro bambino interiore, che purtroppo tendiamo a dimenticare, che tendiamo a trascurare con il passare degli anni crescendo, no? Tendiamo ad allontanarci da questa parte vitale, così importante, che vive dentro ognuno di noi. Ed è una parte importantissima perché nel nostro bambino interiore risiede tutta la nostra vera forza, tutta la nostra forza interiore. È lì che risiede la nostra vera forza. Quindi è importante riscoprire questa parte, coccolarla, nutrirla, parlarci, donargli amore. E quindi Attimi Parati parla proprio di questo amore, quindi la storia d'amore con noi stessi, con il nostro appunto, con questa parte fanciullesca che abbiamo. E poi c'è ovviamente L'Anima Grida, il nuovissimo singolo che mi ha dato delle soddisfazioni, delle emozioni incredibili in questi ultimi mesi, perché è un grido di speranza vero e proprio che io ho voluto lanciare nel mondo. È un mantra d'amore a tutti gli effetti. È un brano veramente in cui, cioè, è nato da una forte connessione, in un momento di forte connessione, da cui è nato questo autentico dialogo interiore con la mia anima, e quindi è un brano in cui l'anima ci parla, ci rassicura, ci consola, ma soprattutto ci fa riscoprire una nuova consapevolezza della non solitudine dell'essere umano, mi piace chiamarla a me. E quindi, perché noi non siamo mai soli, non siamo mai lasciati soli in realtà, siamo noi che se non siamo abbastanza centrati e comunque ben predisposti, non riusciamo a percepire questa parte, ad ascoltarla, a sentirla, ma lei comunica sempre con noi, sempre in questo dialogo verso di noi, ma siamo noi che appunto a volte non la percepiamo. Quindi bisogna riscoprire questa connessione con la nostra parte più divina, più autentica che vive dentro ognuno di noi. È veramente fondamentale riconnetterci proprio con la nostra vera essenza e con il nostro vero essere. E qui si ricollega anche il progetto Unicità, di cui parleremo ovviamente anche dei nostri bellissimi eventi, sia il 14 Assolutamente sì. E agosto, domenica prossima, e sia il 28 agosto, nell'altro certo, abbiamo meraviglioso il evento. 28 agosto
agosto che un altro faremo? evento a Città di Castello, quindi andiamo a casa tua con i Nella cittadini. meravigliosa location del Country House Dogana Vecchia, che è veramente un posto meraviglioso, immerso nella natura, nel silenzio, nella pace, dove si respira un'atmosfera veramente incredibile, no? E Certo. quindi io non vedo l'ora perché anche lì, insomma, c'è Ma anche tanta, lì tanta cultura. riusciremo a far sposare tutte queste emozioni. Hai raccontato i tuoi brani e adesso, quando inizierai anche a conoscere meglio i libri di Chiara, capirete come è tutto amalgamato, come è tutto veramente una Capiremo la grande connessione. connessione che c'è Sì. tra di noi, Io ho diciamo, tra questi creato questa progetti. connessione e mi rendo conto che non era chiara a tutti perché non potevate conoscerla tutti, solo io vi conoscevo tutte e tre. Tizia, Però Patrizia Schiavo era. non a caso, perché io, come dico sempre, le cose non vengono mai a caso. L'universo ci manda sempre le cose che sono più affini al nostro percorso di crescita umana e spirituale, ma soprattutto che ci manda le persone e le situazioni che appunto si sposano alla perfezione con le nostre vibrazioni interiori, no? Dell'anima, e quindi non Diciamo che vengono ho mai a anche caso gli studiato incontri. molto, ho anche studiato Ecco, questo molto e sì. anche Patrizia Schiavo, vedrai che è una donna straordinaria, anche lei porta avanti progetti stupendi, dal laboratorio della vagina al Penis Project, sono due ambiziosissimi, meravigliosi progetti di Patrizia che hanno avuto un enorme successo e hanno fatto veramente da collante, prima con i libri di Chiara e poi con la sua musica. Quindi sarà un'occasione più unica che rara di vedere tre stelle del Ma firmamento brillare insieme. Con grazie, la mia modesta moderazione mi metterò insieme. e questo qui è solo merito tuo. Se tutto questo avverrà, se sarà questa bellissima connessione, io ti ringrazio veramente, Sheila, perché è veramente merito tuo se si è creata tutta questa grande magia, alchimia, connessione, chiamiamola come vuoi. E sono sicura che nasceranno delle belle collaborazioni, sinergie anche future, perché no? Parleremo poi ancora del 28 agosto, però intanto ricordiamo l'appuntamento. Sì, ma esatto, ci saranno diverse canzoni che accompagneranno, diciamo, questo straordinario evento, dove la cultura sarà la protagonista a 360 gradi, quindi dal teatro ai libri, all'arte, ma anche arti culinarie, perché ci sarà un menù appunto studiato appositamente per l'occasione, e quindi perché anche cucinare è un'arte, ovviamente, e poi ci sarà appunto cultura, teatro, pittura, musica, veramente una giornata dedicata completamente all'arte in questo posto straordinario immerso nella natura, e quindi io non vedo l'ora perché appunto grazie alla Fondazione Ghetta, Ristorante Country House Dogana Vecchia e a te ovviamente la carissima Sheila della SBS Comunicazione, e sarà un evento straordinario, non ho nessun dubbio su questo Io e ti non vedo ringrazio, l'ora di farne parte, sono felicissima e onorata. ti sei meritata almeno la coccardina di fan più attivo dopo questo, come se fossi Sì, uno certo, ma io superbo. assolutamente, io sono assolutamente una fan attivissima, una tua fan, ti stimo tanto perché stai veramente portando avanti il tuo lavoro in una maniera incredibile. Ti E ringrazio. quindi Vuoi le persone che ricordare? lavorano bene, poi i risultati non si fanno attendere. Io ti ringrazio tanto. Vuoi ricordare i tuoi collegamenti dove ti possono trovare le persone? Così diamo appuntamento alle Assolutamente, prossime. con molto piacere. Allora, nelle mie pagine social, ovviamente potete seguirmi, Gypsy Fiorucci, la mia pagina artista Facebook, Gypsy Fiorucci Official, il mio canale Instagram, Marta, Gypsy Fiorucci Official, il mio canale YouTube, dove trovate tutti i video dei miei singoli, dall'Anima Grida, ma anche i singoli precedenti, e ovviamente il mio sito web, gypsyfiorucci.com, dove trovate tutto quello che mi riguarda. E quindi mi raccomando, seguitemi perché è importantissimo supportare la musica di noi artisti, per noi è Il veramente 14 prezioso. agosto dalle 20 al Tevere, sul salotto Tevere, all'altezza di Ponte Cestio, ma
Tutti conoscete la zona del Tevere, i romani la conoscono, chi ne lo conosce basta che chiede informazioni, la troverà subito. Io non sono romana, ma Pronto. non vedo l'ora di conoscere questa zona bellissima, non vedo l'ora di Stupendo. venire a questo evento E poi e saremo quindi nel sono cuore veramente felice. dell'estate romana, quindi uno degli appuntamenti più importanti. Ci vediamo il 28 agosto alla Dogana Vecchia. Qui a Roma finalmente sta cominciando a piovere, quindi abbiamo Perché pregato per almeno il il bene. 14 io vengo in trasferta a Roma, mentre il 28 vieni tu in trasferta a Città di È Castello. Così così che facciamo, si fa. È così che si facciamo fa. uno scambio culturale a tutti gli Allora, altagradi. Gypsy, io ti Bene. ringrazio tanto per aver partecipato. Ci rivediamo presto. Un saluto dalla Web Radio Senza Barcode. Grazie di cuore, a prestissimo. Un abbraccio, la vostra Gypsy. Disputandum, il contenitore del confronto di Senza Barcode. Economia, ambiente, società e politica. Qui trovi anche una finestra aperta su Roma e Regione, con Open Campidoglio e Open Lazio. Conduce Sheila Bobba.